Ciao brava gente, medita onnipresente, magari dopo arriva anche Gigio l'altro. Oggi parliamo di questo oggettino qui, che l'ho disegnato e stampato in collaborazione con un altro canale, Explorer Wolf, che come ho già detto in un altro video io lo adoro. È molto tecnico, ha sempre delle idee belle, difatti mi ha guidato nel realizzare questo. Praticamente è successo che un giorno chiacchierando, non mi ricordo più chi dei due, se ne è uscito fuori dicendo: ma senti, hai visto che c'è la stampante 3D disponibile? Adesso come parlasse lui, però perché non facciamo un oggettino multi-tool, multi-gadget, ecco? Cioè, è stata una cosa nata un po' così per caso. E il risultato di questo nascere per caso è questo qui. Adesso ve lo vado a illustrare. Io vi dico le cose che ha e poi Explorer Wolf magari vi farà vedere come si usano e perché si è deciso di mettere queste cose. Allora, innanzitutto questo si porta alla cintura. Io qua ho usato un cordino, va bene sia il cordino che l'elastico, però consiglio l'elastico. Adesso simuliamo la cintura con questo. Si mette così, si passa dietro la cintura e poi si viene davanti e si aggancia qua. Ok? E questo rimane lì. Come dico, è meglio l'elastico, anche se essendo di gomma questo gancio flette, quindi lo si può togliere anche se si usa il cordino, però l'elastico secondo me è meglio, è più sicuro. Adesso forse l'ho legato un po' troppo giusto. Mettiamo via la cintura. Allora, poi quali sono le feature di questo oggettino? Allora, qua c'è un vano che flette e può essere aperto, nel quale ho messo, però per sganciarla credo che ci va, lo vedete qua, così c'è un'asola che permette di spingere questa calamita che io ho messo dentro fino a poterla estrarre nel caso che serva. Questa è una calamita di quelle che servono per le viti Parker quando abiti nel legno. Qua c'è una svasatura e rimane praticamente una calamita, però abbiamo voluto mettere una calamita disponibile in questo kit e il suo vano è questo. Ovviamente il vano è più grosso della calamita perché deve ospitare calamite di forme diverse, così le persone non sono obbligate a comprare per forza questa calamita qua. Quindi la rimetto dentro. Come ho detto è di gomma, quindi basta aprire qui, ok, ed è dentro. Seconda feature, non so se si vedono, qua ci sono dei tagli, 1, 2, 3, questo che ho usato per fermare il cordino avvolto, e 4. Allora, i due tagli superiori, se si sposta di lato questo o da una parte o dall'altra, si accede ad un vano, a due, si accede ad una predisposizione per due spilli. Quindi ci sono due fori che possono ospitare due spilli. Due fori di qua e due fori di là, però sono più corti dello spillo, quindi uno spillo sopra e uno spillo sotto, per forza. Allora, qua si tira fuori e c'è lo spillo. Vedete? Io adesso ci vedo quello che ci vedo, spero di riuscire a rimetterlo. Ecco, e lo rimettiamo dentro. Altra feature, a parte il gancio dove si mette l'elastico o il cordino, che è questo, c'è un occhiello qua che permette eventualmente, se tu ce l'hai appeso tipo qui, puoi attaccare un cordino con un piccolo moschettoncino e magari un coltellino. Poi c'è il vano per un accendino. L'estrazione si fa così, si spinge in giù questo flettente e si estrae. L'accendino è girato al contrario perché la funzione utile è quella che viene riparato dagli schizzi d'acqua, quindi in un guado o queste cose qua, se partono degli schizzi, l'accendino rimane comunque usabile. Allora, può ospitare un bic, però può ospitare anche altri accendini in modo funzionante. Quindi, di nuovo, al contrario, qua questo crea abbastanza interferenza anche con questi modelli di accendini che sto mostrando adesso, ok? Anche se però l'alloggiamento, la forma giusta è per il bic. Il cordino, allora togliamo qua l'aggancio. Qua c'è del cordino di scorta che può essere ad esempio anche quando siamo fuori, non so, hai la matassa quella lunga di cordino, poi devi tagliare degli spezzoni per legare dei paletti, un tarp o qualcosa, e allora per non averli insieme alla matassa grossa o che girano per lo zaino te li metti qua e sai che ce l'hai sempre pronti.
Andiamo un po' a vedere quanti metri ce ne stanno. Quanti metri? Vediamo quanti decimetri ce ne stanno, perché comunque è un oggettino da portare alla cintura, però vediamo un po'. Allora, adesso apriamo il nostro metro. Ecco, così è un metro. Allora, partiamo da qua. Ecco, ci stanno 1,90 m di cordino. Poi certo dipende quanto forte avvolgete, il diametro del cordino, però insomma non è male. Comunque gli spezzoni, come dicevo, possono starci tranquillamente. E dopo che viene avvolto, come non so se avete notato prima, queste feritoie qua, queste quattro, servono per pizzicare la cima, quella che rimarrebbe libera. Ok, adesso un po' di difficoltà perché ho male una mano. Ok, vedete? Questo assicura che la cima non se ne va a spasso. Beh, io adesso ho esagerato, quando lì ferma non fa tutte queste cose. Eccoli, ok? E niente, sono molto contento. Adesso vi spiego come fare per stamparlo, perché comunque ci sono degli accorgimenti da avere. Allora, la stampa va fatta in questa posizione qua. Io uso cura, quindi ho lasciato abilitati i supporti, ma solo quelli che poggiano contro il piano, perché qua dentro è meglio che non vengano generati supporti, perché poi non ce la fate a pulirlo, siccome è un vano cieco. È stampato in TPU, gomma. Nel file che metterò per poter fare il download non ci sarà la scritta Explorer Wolf, ci sarà una zona piatta dove voi, con un qualsiasi programma di modellazione 3D, potete mettere la vostra di scritta, oppure potete inciderla con qualcosa tipo un saldato alla stagno vecchio che non va più. Potete comunque segnare la gomma, fate voi. Ci sarà questa zona piatta comunque che dà la possibilità di personalizzarlo. Il riempimento della stampa, io qua ho usato il 50%, che dà una rigidità sufficiente, ma non eccessiva, perché un po' deve flettere, tipo queste cose qua anche devono flettere per poter accedere al vano dello spillo, ok? Spero che vi piaccia, vi metto il link in descrizione anche del video di Explorer Wolf, dove lui darà dimostrazione del perché sono stati scelti questi oggetti, spillo, calamita, accendino e cordino, e sarà, diciamo, complementare a questo mio video nel descrivere questo oggettino che abbiamo partorito dalle nostre menti. Va bene? Ciao brava gente, alla prossima!